Saranno determinanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza per fare luce sul furto avvenuto alla sala giochi VLT La Fenice di Gravellona Toce. Oltre 20.000 euro il bottino del colpo, avvenuto presumibilmente la notte tra martedì e mercoledì. I ladri hanno svuotato gli apparecchi videoslot, almeno una ventina le macchinette presenti, facendo razzia delle monete contenute all'interno. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati gli operatori della sala giochi che mercoledì mattina hanno aperto il locale. Oltre alle macchinette aperte hanno visto un buco sulla parete da cui probabilmente sono entrati i malviventi e che dà accesso ad un locale attiguo. Immediato l'allarme al 113, subito sono arrivati gli agenti della squadra volante e quelli della polizia scientifica che ha potuto raccogliere gli indizi. Ora la squadra mobile dovrà fare luce su quanto accaduto. Determinanti saranno dunque le immagini di videosorveglianza, sia delle telecamere interne al locale che quelle dei dispositivi collocati sul territorio comunale.